degli italiani all'estero, e la persona che guida questo movimento si chiama Riccardo Antonio Merlo ed è collegato con noi assieme a Milluzzi. Allora, caro Andrea, presentami il senatore Merlo, che non avevo mai avuto il piacere di conoscere. Il senatore Riccardo Merlo, Mirta, come stavi dicendo tu, è fondatore e presidente del MAIE, cioè del Movimento degli Senatori Eletti all'Estero, ed è colui che venerdì scorso ha detto: io cambio nome al mio partito, lo chiamo MAIE Italia 2023 e saremo il partito di Conte, cioè è il contenitore, chiamiamolo così, dove stanno per confluire i senatori che andranno non solo a votare la fiducia. Ma lui la lingua madre di Riccardo, qual è, lo spagnolo? Spagnolo, mia mamma è di Galizia, Spagna, mio padre è trevisano. Hola Riccardo. E fra l'altro, Mirta, ti do una notizia che... Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La notizia che il senatore ci ha appena detto è che... dei quattro senatori che fanno, ai quattro senatori che già fanno parte del MAIE, questa mattina si aggiunge già un quinto, cioè l'ex senatore M5 Stelle, Movimento 5 Stelle, Buccarella. Quindi insomma l'attività sta andando avanti spedita. Come per si arrivare chiama a questa fiducia il e quinto? Anche a supporto del governo Conte. Buccarella. Ah, lo conosco, Buccarella, 5 Stelle. Li sta riportando a casa, Merlo, ma lei c'ha una capacità, sta riportando a casa i 5 Stelle. Guardi, prima di tutto io voglio dire alcune cose. Questo non è che sia il partito di Conte. Noi abbiamo voluto raccogliere con un metodo totalmente diverso a quello che è stato quello del responsabile nel 2011. Stiamo cercando di convincerli, perciò è l'operazione più difficile, veramente convincerli di appoggiare questo governo, perché crediamo che il Premier Conte sta facendo le cose bene e che deve andare avanti. Poi noi non è che siamo il partito del Premier Conte, noi abbiamo come punto di riferimento il Premier Conte. Scusi Merlo, quando lei mi dice convincerli, mi sta dicendo che non c'è mercato, mercimonio, ma c'è invece una discussione intellettuale con cui lei convince. Io le assicuro che è solo di prospettiva politica, di dire che noi stavamo lavorando benissimo. Poi la politica italiana è molto dinamica. Io sentivo appena all'onorevole Calenda, che secondo me è un grande politico e una grande risorsa per l'Italia. Però lui è stato eletto col Partito Democratico. Adesso forse vota contro la fiducia. Se cade il governo si va a elezioni, che credo che sia la cosa più saggia, se cade questo governo, e va il governo Salvini. Quindi le cose non sono tutte lineali. E io apprezzo Calenda come politico e come dirigente politico. Allora, questa politico, è un'obiezione interessante, perché io ammiro, cioè. È un po' la cosa che ci diceva all'inizio Sallusti, no? In questo paese diciamo che nessuno può dire sono stato coerente fino in fondo, sì, perché i cambiamenti sono stati tanti di campo, sì, naturalmente anche quelli nobili, perché io non voglio derubricare ogni cambiamento di campo in una robaccia orrenda, c'è anche gente che cambia idea, quindi dice Merlo, guardandoci un po' dalle Spagna, ma lei ha vissuto sempre in Spagna, Merlo, finora? No, anche Argentina. Cioè, anche Argentina. Sono un po' tango, un po' flamenco. Alla grande. Chissà oggi che ballo farete in Parlamento. Va bene, sentiamo un attimo. Faremo il tango perché è più sensuale. Addirittura si immagina una mattinata sensuale il nostro Merlo. Va bene, Cooper, allora. Io poi mi sono un po' imbarazzata stamattina a parlare di questa cosa, un po' come dire pratica.